Prima serata di sosta ecclesiale per la diocesi di Nocera Inferiore Sarno, le comunità parrocchiali, su invito del vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, si sono ritrovate nella collegiata di San Giovanni Battista ad Angri per una lectio sul tema "Cercava di vedere chi era Gesù". Un momento, quello di ieri, che segna il percorso della visita pastorale compiuta da Monsignor Giuseppe Giudice in diocesi, inaugurata lo scorso mercoledì delle Ceneri e che si concluderà a Pentecoste del 2020. Ad approfondire il passo del Vangelo di San Luca, che racconta l'incontro tra Gesù e Zaccheo, è stato Monsignor Pasquale Cascio, arcivescovo di Sant'Angelo dei Lombardi con Sanusco Bisaccia. Il pastore della Chiesa Irpina ha offerto una profonda riflessione sul brano lucano. Ha ricordato ai presenti che ogni decisione presa nelle nostre vite e nelle nostre comunità deve essere di carità e giustizia. Riferendosi alla visita pastorale, Monsignor Cascio ha detto: "La Chiesa, il credente, si presentino con volto chiaro. La visita pastorale sia il sicomoro che aiuta chi vuole incontrare Cristo. Ma è anche il volto chiaro della Chiesa. Chi è sulla porta", ha continuato Monsignor Cascio, "cerca questo". Rispetto alla programmazione della vita ecclesiale, il vescovo di Sant'Angelo dei Lombardi ha ammonito: "La visita ci riporti all'urgenza dell'oggi. Noi programmiamo per il domani e quando viviamo l'oggi?", si è chiesto il presule. Attenzione dunque al rischio di scollamento tra gesti e parole che si corre nelle comunità. Guardia alta anche rispetto alle mormorazioni. Il non va bene così, che spesso sentiamo nei nostri ambienti, ha detto il vescovo di Sant'Angelo, non fa vivere le nostre comunità. È sicuramente, ecco, quella condizione che non fa vivere le nostre comunità. Siamo sempre, o sempre, non sempre, ma sempre, che siamo sempre a massa e a deriva. La sosta prosegue lunedì sera, 18 giugno, alle ore 20:30, nella parrocchia della Santissima Annunziata di Angri, per ascoltare le esperienze delle sei comunità parrocchiali che già hanno ricevuto la visita pastorale. Le 6:07, visto che ci siamo un po' allontanati dalla lettura, lo leggo sempre velocemente.